Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Cunivax Mixoma. A cosa serve? Cunivax Mixoma è un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino mixomatosi vivoliofilizzato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali vivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Cunivax Mixoma può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Concessionario: Fattro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: vaccino mixomatosi vivoliofilizzato. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Cunivax Mixoma per via intradermica 1 flacone 20 ml 100 dosi. Cunivax Mixoma per via intradermica 1 flacone 4 ml 20 dosi. Principio attivo: una dose da 0,2 ml, contiene virus vivo attenuato della mixomatosi del coniglio, stipite borghi, liofilizzato. Titolo: non inferiore a 10.5.5, DICT 6.50. Indicazioni: profilassi della mixomatosi del coniglio. Posologia: 1 dose uguale 0,2 ml. Somministrare per via intradermica, preferibilmente al padiglione auricolare. Non è consigliabile vaccinare coniglietti con meno di 20-30 giorni di vita, soprattutto se nati da madri vaccinate. Vaccinare i riproduttori due volte l'anno. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.